meglio che anche un elefante fa volare. Brivido che invade tutta quanta la città. Pronostico rapidissimo su questo Catania Inter. 1-2. 1-2. 1-3. 1-3. Questo gol di differenza è fondamentale. Però non cambia la sostanza. non cambia la sostanza, perché pensate tutti e due, insomma, che l'Inter questa sera faccia sua la partita. Va bene, staremo a vedere. Schneider, scattato Eto'o a destra, lancio per Eto'o, la posizione regolare, in area di rigore, Eto'o, il pallone per Milito, rete all'Inter in vantaggio, Milito. La palla in verticale perfetta, perché lo ridico, la velocità, la rapidità, subito un propone il gioco, subito verticalizzazione che non c'è stato. Qui rivediamo, magari lo rivedremo, la palla lunga dove la difesa, in questo caso Capuano, si è alzato nel momento in cui c'è stato il lancio, mi sembra, di Stankovic, e poi è stato eccezionale Eto'o. Rivediamo. Vediamo. Sì, bravissimo. Aspettate, e poi vede il compagno, molto altruista, gli rimane un po' sotto la palla, ma non può più calciare, ma vede il compagno, eccezionale in questo caso l'altruismo, ripeto, di Eto'o. Prende posizione Milito, del duello aereo con Silvestri, riparte la Catania, ma scappa. Milito partecipa alla fase difensiva. Servito centrale Isco, accelera Isco, allargata a destra, arriva Alvarez, chiude Zanetti, consegna il basso, Lopez, Maxi Lopez, il gol del Catania. Questo è un gran gol, perché grande velocità, doveva fare così il Catania, palla a terra, prima con le palle lunghe non arrivava, invece è arrivato sul fondo molto bene con l'inserimento prima di Isco, ma soprattutto di Alvarez, che non può calciare in porta, ma la può mettere forte, tesa, dove anticipa in questo caso sul primo palo Maxi Lopez, interno piede, non può farsi nulla Giulio Cesar, gran gol. Il terzo gol di Maxi Lopez, arrivato a gennaio, è il primo realizzato alla Massimino, i primi due li aveva segnati in trasferta, ed è un gol pesantissimo che ristabilisce la parità, perché è partito dalla sinistra, ha tagliato tutta l'area di rigore, ha preso in controtempo sia Michael, ma soprattutto Lusso, che fino non ci ha potuto fare niente, ha salvato prima nel primo tempo due grandissime palle gol, e qui da attaccante vero che anticipa tutti molto bene e con l'interno piede, vedi, dal basso verso l'alto. È un gran momento per l'attaccante argentino, che deve parte Mascara, pallone deviato dalla barriera, era ben indirizzato, calcio di rigore! Calcio di rigore! E munizione, espulsione Montari. Espulsa Montari! Che impatto Montari! Due palloni, una munizione, espulsione di rigore. Adesso tutti gli occhi sul replay, eccolo qui. Netto, chiaro che bisogna valutare la volontarietà, il movimento secondo Valeri non è congruo, insomma, direi che ha visto bene così. Ingenuità clamorosa da parte di Montari, calcio di rigore per il Catania, Mascara contro Giulio Cesar. L'Inter dovrà giocare il finale di partita, comunque vada questo calcio di rigore in inferiorità, attenzione, parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara, 29 gol, record della storia del Catania in Serie A, eguagliato Memmo Frenna, il Catania in vantaggio 2-1. Beh, personalità da vendere, un cucchiaio veramente fatto alla grande, dove Giulio Cesar è rimasto lì e non poteva farci niente, perfetta nell'esecuzione. E adesso non ha mediani l'Inter, è uscito Cambiasso, è uscito adesso Montari, sicuramente Schneider, ora la situazione proprio tattica da rivedere attentamente, deve recuperare il risultato, ma è molto molto sbilanciato. Materazzi dice di stare calmi, Pander doveva indietreggiare anche lui, insomma, come l'ha calciato, ragazzi? Avresti fatto che non l'ho mai fatto, mia. Questo frangente è rischioso, guarda. E va a abbracciare Pulvirenti qui, il cucchiaio rischiosissimo, in modo perfetto. Adesso vediamo la reazione dell'Inter, questo ancora il gol di Mascara.
a tutti questi squadroni mondiali. Tiro in diagonale, ma gli rimane un po' la palla sotto e il tiro non è forte, preciso, un po' strozzato, attento a Duhan, attenzione. A vuota lusso sulla pallone Martinez, vediamo se affonda o va verso la bandiera a calcio d'angolo. Affonda Martinez, affonda bene, Martinez, rete, il gol capolavoro, è impazzito il Cipari, 3-1 per il Catania. La partita di Martinez è da incorniciare, ha fatto gol a un minuto dalla fine, è partito in mezzo a due, ha dribblato con ancora lucidità, con ancora forza e con ancora più lucidità ha battuto Giulio Cesar. 3-1, migliore in campo, Martinez. È il 9 gol in Serie A, è il suo record in Italia. Partita incredibile, tantissime emozioni. L'Inter che ha sofferto nel primo tempo, ha giocato un grande avvio di secondo tempo, crolla nel finale contro un grandissimo Catania. È chiaro che sull'esito finale della partita, oltre ai grandi meriti del Catania, pesa la doppia clamorosa ingenuità di Montari, che nei pochi minuti ha davvero combinato un pasticcio clamoroso. Due ammonizioni, Inter in 10 e il fallo da rigore. Qui viene a raddoppiare Materazzi, va subito magari di dare la copertura dietro, e qui è bravissimo, ancora lucido, forte nelle gambe, guarda con che rapidità va via. Sono 4 minuti di recupero.